Ciao, oggi voglio parlarti dell'epicondilite e di come gli ultrasuoni prodotti dalla fisiocomputer riescono ad essere un valido aiuto nel trattamento di questo genere di patologia. Parliamo del modello USF1 prodotto appunto dalla fisiocomputer, un apparecchio davvero interessante per quanto riguarda l'attività vasocostrittiva generata dal freddo, unita all'attività assolutamente ottima degli ultrasuoni come azione meccanica nel trattamento di molte lesioni. Inoltre, la combinazione tra le due tipologie di energie ci permetterà di avere una maggiore potenza, quindi un maggiore effetto biostimolante, unito quindi ad un'azione vasocostrittiva legata appunto del freddo, che ci permetterà di contenere quello che è l'effetto negativo normalmente degli ultrasuoni, che è quello termico. Voglio ricordare inoltre che gli ultrasuoni sono tra le terapie che hanno il maggior numero di studi scientifici che ne avvalorano il risultato terapeutico. L'epicondilite è una patologia davvero molto frequente ed è una di quelle patologie davvero molto ostiche da trattare, che riguardano appunto il gomito. Devo ammettere che è una di quelle patologie che mi creano sempre grosse difficoltà, in quanto l'evoluzione e soprattutto il trattamento può non essere esclusivamente legato a un trattamento locale, quindi direttamente sui muscoli epicondilari del gomito. Effettivamente possono esserci anche tantissime cause che possono andare a coinvolgere le articolazioni del polso e della mano, oppure problematiche a carico della spalla o della cervicale. Sarà molto importante in prima battuta individuare appunto quali sono le cause e eventualmente andare a trattare la sede della lesione, quindi la sede del dolore, che è questo a livello del gomito, per andare a ridurre quella che è l'infiammazione ed eventualmente il gonfiore locale. Io, ad esempio, dopo una palpazione ed eventualmente un controllo ecografico, traccio dapprima un'area che sarà quella oggetto del mio intervento. Suddivido il trattamento in due fasi. Una fase volta al trattamento proprio dell'epicondilo, sfruttando il comito braccio che ci permette il trattamento locale, utilizzando però una modalità pulsata. Per trattare tessuti circostanti utilizzo una potenza continua, visto che muoverò il manipolo e mi occuperò di stimolare e drenare le aree vicine all'inserzione dei muscoli epicondilari. Questo step dura circa 4-5 minuti e il paziente generalmente avverte una sensazione di massaggio e liberazione, visto che comunque troviamo sempre una contrattura muscolare e il freddo aiuta a ridurre il dolore. Generalmente si associano sempre dei trattamenti fisici appunto con gli ultrasuoni anche con trattamenti di tipo manuale ed eventualmente esercizi di stretching e di rinforzo della muscolatura. Devo dire che nonostante la difficoltà e diciamo le variabili che ci sono nel trattamento dell'epicondilite, gli ultrasuoni riescono a essere un valido aiuto nel trattamento di questa patologia e riescono molto spesso a darci grandissime soddisfazioni.